Bene, salve a tutti. Allora, questa presentazione è una replica di quanto presentato a Cogne durante il laboratorio che c'è stato sui villaggi intelligenti, no, a luglio. E per i problemi tecnici la registrazione non è andata bene, comunque. In questo contesto affrontiamo sempre uno strumento metodologico che ci aiuta in qualche modo a orientare le scelte strategiche di un soggetto coinvolto nella promozione dello sviluppo a livello locale. È uno strumento che aiuta anche a valutare sostanzialmente gli impatti dell'iniziativa, no? È una valutazione preliminare, consente di valutare preliminarmente gli impatti delle iniziative proposte sul territorio, no? In termini socio-economici. Ed è ovviamente si parte da soluzioni che sono già state individuate e quindi richiamo in qualche modo gli approcci metodologici finora discussi da altri relatori. Quindi soluzioni che già sono state identificate e che a loro volta dipendono dall'identificazione di specifici fabbisogni, no? Quindi esigenze in qualche modo non soddisfatte, no? Rispecchiano il fabbisogno delle esigenze non soddisfatte da parte della comunità locale. E questi a loro volta l'identificazione dei fabbisogni dipende dall'analisi di contesto. Noi ci troviamo nell'ultima fase, cioè quella in cui la soluzione è stata individuata e vogliamo capire, in qualche modo, cercare di stimare, quantificare, dare una dimensione agli impatti che questa soluzione, questa iniziativa, questa proposta progettuale è in grado di soddisfare un fabbisogno specifico. È in grado di generare. Quindi è importante in una fase preliminare perché? Perché ci aiuta a definire obiettivi, ci aiuta sostanzialmente appunto nella fase progettuale dell'iniziativa. Che tipo di benefici siamo in grado di stimare? E qui entra ovviamente. Si capiscono da questo, dai benefici che siamo in grado di stimare, quali sono i limiti della metodologia. È necessario, ovviamente, che l'iniziativa proposta abbia un impatto, economico, quindi che coinvolga, come dire, che abbia un effetto non soltanto sociale, ma anche economico importante, altrimenti, ovviamente, questo è, il quadro applicativo di questa iniziativa, di questo strumento. Che tipo di impatti è in grado di stimare? Impatti economici, quindi la ricchezza prodotta da un dato intervento che scaturisce da una data iniziativa promossa a livello territoriale, gli impatti sociali, la distribuzione di questa ricchezza sul territorio tra i vari soggetti che caratterizzano una comunità locale, come si distribuisce, chi sono i soggetti che più potenzialmente potrebbero beneficiare dall'iniziativa, chi meno, è l'impatto sull'occupazione. Quindi questi sono, è la dimensione che siamo in grado di, come dire, sì, di indagare attraverso questa metodologia. Poi i costi dell'iniziativa consentono a loro volta. Se fossero noti i costi dell'iniziativa, un piano di fattibilità, una valutazione preliminare dei costi, sarebbe pure possibile a questo punto fare delle valutazioni, appunto verificare la ricchezza netta generata dall'iniziativa, quindi se effettivamente conviene o meno per la comunità, quindi se i benefici generati sono superiori appunto ai costi sostenuti, quindi giustificabile da un punto di vista economico mettere in atto questa iniziativa. Ci sono tre fasi. Adesso io ho organizzato i passaggi da seguire per poter mettere in atto questa iniziativa in tre fasi principali. E sono
da una parte appunto il contesto di riferimento dell'iniziativa e i costi di realizzazione dell'iniziativa, questo è il primo passaggio importante, poi lo screening dei settori, dei soggetti in realtà, è più corretto, qui ho scritto settori, ma ho sbagliato, ma dei soggetti potenzialmente influenzati dall'iniziativa. Quando parliamo di soggetti, parliamo sia di soggetti che sono in grado di fornire beni e servizi necessari a soddisfare un fabbisogno, un dato fabbisogno, e dall'altra parte i soggetti che invece esprimono questo fabbisogno. Necessario conoscere quali sono le caratteristiche di questi soggetti e a dare una dimensione a questi soggetti, cioè quanti di questi soggetti sono presenti sul territorio, qual è la loro importanza relativa. E infine si passa all'ultima fase, che è quella della stima degli effetti, che vengono potenziali, ovviamente, perché siamo in una fase preliminare, ma generati in seguito all'attuazione dell'iniziativa proposta. Quindi questi sono i tre passaggi. Tre passaggi che in parte ricalcano in qualche modo ciò che già è stato presentato, ma che è importante l'analisi di contesto perché le variabili che vengono utilizzate per motivare, come dire, una soluzione, un progetto, un'idea, promossa, da un soggetto, che è coinvolto, diciamo, nello sviluppo locale. Ecco, quindi l'analisi serve di contesto, serve a motivare, quindi a evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, della problematica che l'iniziativa potrebbe concorrere a risolvere, no? A questo serve, ma non solo. L'analisi di contesto può servire, può essere anche utile a cercare poi alla fine di stimare gli impatti. Quindi, abbiamo delle informazioni statistiche che ci possono tornare utili per dare una dimensione, come dire, economica al problema che stiamo fronteggiando e che la nostra iniziativa, che la nostra proposta progettuale è in grado di fronteggiare. Quindi è importante la descrizione, ovviamente, dell'analisi di contesto, sapere qual è il territorio in cui si sviluppa l'iniziativa, quindi come dire, i confini territoriali all'interno dei quali l'iniziativa viene svolta, e poi andare a raccogliere le informazioni statistiche relative a tutti i fattori che concorrono a definire i fabbisogni del territorio, quindi la rilevanza del problema, e poi cercare di comprendere, questa è una parte della rilevanza del problema, le caratteristiche e il numero di soggetti che possono essere potenzialmente influenzati dall'iniziativa. Qui ho scritto imprese. In realtà sia fornitori di beni e servizi che fruitori, quindi consumatori finali, diciamo così, cittadini, o una parte, quella parte di cittadini che esprime un fabbisogno che attualmente non viene soddisfatto. È un fabbisogno che non viene soddisfatto e che obbliga questi cittadini probabilmente a come dire, a cambiare magari zona di residenza o quant'altro. Quindi, poi dopodiché c'è la descrizione dell'iniziativa. Quindi partiamo da un'analisi di contesto in cui abbiamo una dimensione universale, diciamo così, del problema universale, limitata all'ambito in cui opera ovviamente il soggetto promotore, poi però l'iniziativa specifica potrebbe anche essere un progetto pilota. Quindi dobbiamo descrivere le caratteristiche dell'iniziativa o del progetto, insomma, quali sono gli obiettivi, quali sono i fattori che possono concorrere a favorire o meno il raggiungimento di questi obiettivi e anche le caratteristiche di tutti i soggetti che intendiamo coinvolgere, no? E sarebbe bene sempre tener conto e coinvolgere soggetti appunto sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, quindi soggetti in grado di fornire quei beni e servizi richiesti, ma che attualmente non vengono forniti all'interno di un territorio. E poi alla fine, ovviamente, i costi di realizzazione dell'opera, dell'iniziativa, che sono appunto un primo elemento
un termine appunto di paragone che ci permette poi alla fine di valutare quelli che saranno i benefici netti. Allora, la seconda fase, quindi una volta che abbiamo fatto un'analisi complessiva del contesto, abbiamo una dimensione in termini statistici del problema e dei soggetti che in qualche modo possono essere coinvolti in questo problema, dobbiamo approfondire l'indagine, no? Cioè cercare di capire quali sono le caratteristiche dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, influenzati dall'iniziativa, sia dal lato dell'offerta, quindi soggetti in grado di fornire beni e servizi presenti nel territorio, se ce ne sono, se non ci sono fuori dal territorio, ma questo va evidenziato ovviamente, e dall'altro lato, dal lato della domanda. Quindi, quali sono le caratteristiche dei soggetti che esprimono un dato fabbisogno? E qui, ad esempio, per fare degli esempi, adesso poi mi porterò un altro esempio, ma in questo momento, in questo frangente, vi porto l'esempio, ad esempio, degli anziani, la popolazione di anziani che esprime che ha un fabbisogno che nel territorio specifico è un fabbisogno latente, che potrebbe essere l'assistenza sanitaria, no? L'anziano, nelle aree, spesso nelle aree rurali, remote, insomma, con problemi di comunicazione, ha difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie per potersi curare, no? E controllare. E quindi questa è qualcosa che comunque l'anziano soddisfa, ma al di fuori del territorio. La creazione di un ambulatorio, e questa è l'iniziativa a livello locale di telemedicina oppure l'assistenza degli anziani da remoto, insomma. Potrebbero essere tantissime le soluzioni. Ecco, questo cosa potrebbe fare? Potrebbe portare quella domanda esterna al territorio a diventare una domanda interna. Cioè abbiamo un fabbisogno latente per quel territorio che diventa un fabbisogno reale. Cioè viene data la possibilità agli anziani di avere le cure direttamente nel luogo dove abitano, addirittura a livello domiciliare. Così per e quindi che cosa succede? E questo attiva una serie di servizi a livello locale per gli anziani, no? Viene un soggetto che lavora all'interno di o dei soggetti che lavorano all'interno per poter fornire agli anziani dei servizi necessari, richiesti, e questi soggetti a loro volta si interfacciano con altri soggetti, no? Devono acquistare beni e servizi da altri soggetti che possono essere all'interno del territorio o fuori dal territorio. Quindi questi sono tutti soggetti in qualche modo coinvolti nell'iniziativa. Bisogna capire quali sono le relazioni di interesse che possono intercorrere tra questi soggetti. E quindi sostanzialmente appunto l'entità degli acquisti fatti dai soggetti commerciali o i fornitori di beni e servizi direttamente collegati alla domanda finale, cioè agli anziani che esprimono un determinato fabbisogno di assistenza sanitaria, ecco, si collegano appunto ad altri soggetti acquistano beni e servizi da altri soggetti che possono essere presenti all'interno del territorio. Bisogna fare delle indagini dirette. Ora non entriamo nel merito, non vi mostro la struttura del questionario che abbiamo predisposto per poter raccogliere queste informazioni, ma è presente tra il materiale che vi verrà fornito, quindi lo avete a disposizione per capire come. Le informazioni raccolte in realtà non sono molte, non sono numerose, ma sono specifiche, dettagliate e servono a cercare di capire qual è la struttura delle relazioni di interesse tra i soggetti presenti in un territorio influenzati dall'iniziativa di sviluppo proposta. Quindi a questo serve questo, e ovviamente è un questionario limitato a soggetti informati, cioè quindi bisogna informare solo alcuni soggetti che conoscono magari le caratteristiche economiche, diciamo, del settore in cui operano e che sono in grado, quindi informati, che sono in grado di fornirci delle indicazioni più approfondite che poi ci permettono di fare una stima.
indicazioni che poi andrebbero corroborate i dati statistici, che invece ci danno una dimensione del problema, cioè la numerosità delle imprese effettivamente, che potrebbero effettivamente essere coinvolte o essere influenzate dall'iniziativa. Adesso arriviamo alla questione, alla stima degli effetti generati dall'iniziativa. Quindi una volta raccolte, quindi ipotizziamo di aver raccolto già tutte le informazioni necessarie, poi andate a vedere il questionario e vedere come è strutturato, quindi informazioni legate al volume d'affari delle imprese, come dire, i ricavi delle imprese poi si ripartiscono tra le varie voci di spesa del soggetto economico all'interno e al di fuori del territorio, ci consente questa informazione più le informazioni dal lato dell'analisi della domanda, quindi gli anziani, la popolazione anziana, quanti sono gli anziani, qual è la frequenza con cui devono essere, hanno bisogno di visite mediche, e quant'altro, che tipo di visite mediche, effettuano, di cure hanno bisogno, insomma, per cercare di capire ovviamente qual è. Di stimare, di comprendere come è strutturata, organizzata la domanda, che tipo di domanda viene si innesca grazie allo sviluppo in un certo senso di un poliambulatorio. Qui abbiamo un esempio di come si organizzano le informazioni una volta che vengono raccolte. Allora, in questa matrice, un attimo, metto il puntatore. Ecco. Ok, in questa matrice si organizzano i soggetti, qui ho scritto settori, venditori e acquirenti, quindi nell'intestazione di riga abbiamo i gruppi di soggetti o anche singole tipologie di soggetti presenti all'interno del territorio e che sono potenzialmente influenzati da una data iniziativa. In questo caso abbiamo i settori, quindi il turismo, il commercio, l'agricoltura, ma si può fare un'analisi ovviamente. Strutturare lo schema a secondo delle nostre esigenze e con un livello di dettaglio molto più approfondito di questo. Comunque, qua in questo caso abbiamo i settori, venditori in intestazione di riga e in intestazione di colonna i settori acquirenti. I settori venditori, qua abbiamo ovviamente tutte le vendite che imprese legate al settore turistico effettuano ad altre imprese legate al settore turistico, ad imprese legate al settore commerciale e ad imprese legate al settore agricolo presenti all'interno del territorio. E poi le vendite poi alla domanda finale, quindi le vendite alle altre imprese di servizi del settore turistico, ad altre imprese presenti nel territorio rappresentano un bene intermedio perché viene reimpiegato per fornire a loro volta altri beni e servizi. Mentre la vendita al turista, al consumatore finale, quindi di un servizio al consumatore finale, non è un bene intermedio perché viene consumato completamente dal turista. Questa è la differenza tra le due cose. Quindi qui abbiamo infatti la somma, ci dà i ricavi, e la somma invece, diciamo guardando in verticale questa matrice, ci dà di tutte queste voci. Invece ci dà i costi di produzione. Quindi qui abbiamo gli acquisti che le imprese legate al settore turistico effettuano ad altre imprese legate al settore turistico, al settore commerciale, al settore agricolo all'interno del territorio. Le importazioni in realtà rappresentano acquisti all'esterno del territorio di beni e servizi e poi ci sono le remunerazioni dei capitali, dei soggetti coinvolti nell'attività produttiva, quindi i lavoratori. I capitalisti, quindi che forniscono il capitale necessario quindi gli interessi sul capitale, no? Per chi fornisce il capitale necessario per le attività produttive, e poi ovviamente i profitti d'impresa, cioè il tornaconto che può essere negativo o positivo. Quindi la somma di tutti i costi è necessariamente incluso le remunerazioni dei soggetti che concorrono all'attività produttiva, quindi incluso l'imprenditore, mi dà necessariamente, è uguale necessariamente alla somma dei ricavi. Ecco, questo è il modo con cui si costruisce questa sorta, diciamo, di matrice, ed è, come dire,
Che cosa ci mette in evidenza? Quali sono le potenzialità di questo modo di lavorare con le informazioni? Ci mette in evidenza i rapporti di interesse che sussistono tra soggetti coinvolti dall'iniziativa, quindi una quota limitata di imprese, presente, tipologie di imprese presenti in un dato territorio, influenzate potenzialmente da una data iniziativa. Ci mette in luce le relazioni di interesse tra questi soggetti. Questo A grande, questo coefficiente non è altro che, non rappresenta altro che in termini monetari il flusso di merce tra il settore agricolo e il settore turistico, quindi in valore la quantità di merce che il settore agricolo vende appunto al settore turistico o la quantità di merce che il settore, se la leggiamo in verticale, turistico acquista dal settore agricolo. E questo termine può essere scritto anche in questo modo qua. Cioè abbiamo questo valore, quindi il valore della merce che viene venduta dal settore agricolo al settore turistico, è legato direttamente ai ricavi del settore turistico attraverso questo coefficiente che non esprime altro, che non definisce altro che quanti euro del settore turistico sono necessari per produrre un euro dal settore agricolo, no? E mette quindi in relazione il valore della produzione del settore agricolo con il valore della produzione del settore turistico. Quindi questo ci mette in luce questa semplice tabella, appunto, l'entità e la forza dei legami di interesse che ci sono tra imprese diverse presenti all'interno di un dato di territorio e che sono potenzialmente influenzate da una data iniziativa di sviluppo. E adesso come possiamo stimare gli effetti dell'iniziativa? Gli effetti dell'iniziativa tendenzialmente sono legati ovviamente alla domanda, no? Alla domanda, quindi dobbiamo soddisfare. Quando si esprime un fabbisogno, questo fabbisogno esprime un'esigenza che non viene soddisfatta, no? E quindi in quel territorio c'è una domanda, come dire, latente, che deve essere soddisfatta per poter risolvere un problema, per poter, come dire, venire incontro a un'urgenza, a un fabbisogno espresso dalla comunità locale. In questo caso abbiamo turismo, commercio e agricoltura, facciamo invece un esempio diverso da quello sociosanitario, che è quello, ad esempio, dell'incremento dei flussi turistici in una data area. Magari l'intervento è l'iniziativa, per questo per fare una differenza tra fornitori di beni e servizi legati ad una data iniziativa e fruitori di beni e servizi legati a quell'iniziativa, in cosa consiste l'iniziativa? È qualcosa di diverso. Abbiamo fruitori, fornitori, ma l'iniziativa innesca una relazione, permette ai fornitori di beni e servizi di entrare in contatto con i fruitori di beni e servizi. Quindi l'iniziativa in questo caso potrebbe essere la realizzazione di una pista ciclabile. Questa ipoteticamente potrebbe portare, verosimilmente, poi in dipendenza di dove viene realizzata e quant'altro, ad un aumento dei flussi turistici, turismo sportivo. Questo aumento del turismo sportivo, che appunto quindi che dipende dall'iniziativa, va direttamente ad influenzare, ad esempio, le imprese turistiche, aumentandone ovviamente i ricavi. E questo aumento dei ricavi sappiamo che il settore turistico e le imprese turistiche all'interno di quell'area sono anche legate ad altre imprese, quindi effettuano acquisti da altre imprese presenti all'interno del territorio e all'esterno del territorio. Quindi se le imprese turistiche hanno dei legami con imprese agricole all'interno del territorio, che cosa accade? Che aumenta anche i flussi di merce tra l'agricoltura e il turismo, grazie all'aumento dei ricavi del turismo. Quindi aumentano i ricavi nel settore agricolo e questo si va a ripercuotere su tutti i soggetti che concorrono all'attività produttiva agricola, inclusi i lavoratori, quindi sull'occupazione. Ecco che abbiamo un effetto diretto dell'iniziativa legata al settore turistico. Il settore turistico, grazie agli acquisti che fa
dal settore agricolo presente all'interno dell'area genera un effetto indiretto sul settore agricolo, e tutto questo a cascata si va a ripercuotere, in realtà qui lo vediamo nel settore agricolo, ma su tutti i settori collegati, sui salari e quindi sul lavoro. Quindi questo è questo è il modo con cui si lavora con queste informazioni. Ovviamente non è semplicemente, spesso ci troviamo in territori dove caratterizzati da una relazioni economiche tra soggetti economici, quindi rapporti di interesse tra soggetti economici rarefatti o inesistenti. Quindi questi coefficienti che io ho riportato nella tabella sono tutti uguali a zero. Per questo spesso si parla appunto di come dire, innescare dei partenariati, delle collaborazioni, dei rapporti tra settori presenti in un'area, in un determinato territorio, relazioni che prima non esistevano. Questo potrebbe generare degli effetti economici interessanti sul territorio e queste cose andrebbero valutate. E questo strumento che io vi propongo è uno strumento che consente anche di valutare variazioni semplicemente degli accordi, quindi variazioni di tipo qualitativo e non quantitativo, che possono avere un effetto sul territorio anche dirompente, no? Quindi cambiando i rapporti tra turismo e agricoltura a livello locale, rafforzando, come dire, l'agricoltura. E le produzioni tipiche e i rapporti che c'è tra il turismo e le produzioni tipiche, questo potrebbe determinare un aumento dei ricavi nel settore agricolo, che poi avrebbe delle ripercussioni a cascata su tutti gli altri settori collegati al settore agricolo, oltre a un aumento ovviamente dei salari o comunque effetti positivi sull'occupazione. Quindi lo strumento che vi ho proposto serve proprio a fare questi tipi di valutazioni, a valutare gli impatti economici, ricchezza prodotta sul territorio, e sociali in termini di distribuzione della ricchezza tra i diversi soggetti presenti nel territorio e effetti sull'occupazione. Ovviamente la qualità della vita non dipende solo da queste cose. La qualità della vita in un territorio dipende da tanti altri fattori che possono non avere necessariamente degli impatti economici. E per questo tipo di progetti, ecco, questo strumento magari non è lo strumento adatto per fare valutazioni di quel tipo. Miglioramento della qualità della vita slegato dallo sviluppo economico di un territorio, ecco, richiede altri tipi di analisi, altri tipi di strumenti. Ecco, questo è il limite principale del nostro di applicativo della metodologia proposta. Ecco, vi propongo adesso un brevissimo esempio. Questa metodologia è stata applicata, l'approccio utilizzato per raccogliere le informazioni è stato concertato con alcuni gruppi di azione locali, tra il CREA e il GAL Valtellina, Colli di Bergamo, Val Verbana, il Val Seriana e Laghi Bergamaschi. È stato fatto un progetto ricercazione, e in questo progetto abbiamo tentato appunto di applicare questa metodologia perché loro hanno previsto la realizzazione di un anello ciclabile, un percorso cicloturistico e anche percorsi escursionistici, ma hanno previsto proprio il miglioramento di questi percorsi. E in alcuni casi, in alcuni passaggi, anche proprio la vera e propria realizzazione di punti di congiunzione che permettessero di costruire un intero anello che poi si andava a ricongiungere con un percorso già esistente, cicloturistico importantissimo, quindi con frequenze turistiche molto importanti, e che è appunto l'area transfrontaliera del Bernina. Lì ci passa una ciclovia. Insomma, di rilievo. E l'idea era quello di attrarre quel potenziale turistico all'interno di questi territori. E con l'idea qua, ecco, perché per loro era interessante questa metodologia? Perché
Il loro obiettivo era quello ovviamente di cercare di capire e fare in modo che questo territorio potesse beneficiare di un aumento dei flussi turistici. Quindi hanno studiato, come dire, in modo dettagliato e mirato come il percorso che bisognava collegare e come collegare questo percorso, dove doveva passare questo percorso, in alcuni tratti, quelli non realizzati, per permettere il più possibile a soggetti presenti sul territorio, potenzialmente influenzati da questa iniziativa, dall'aumento eventuale del turismo, di poterne ottenere dei benefici sostanzialmente. E così abbiamo fatto questa indagine. Questa sono, vabbè, è una breve descrizione dell'area e del territorio, diciamo, sotto la giurisdizione di questi quattro GAL. E poi abbiamo fornito alcune indicazioni brevi, indicazioni statistiche per mettere in evidenza la rilevanza della problematica. In questo caso abbiamo il numero di abitanti, le variazioni nel tempo che mostrano una tendenza, cioè un declino della popolazione, una riduzione nel tempo, soprattutto in alcune aree, quindi mette in evidenza i punti più sensibili da questo punto di vista. E qui abbiamo una variazione invece delle strutture ricettive. Qui abbiamo la distribuzione delle strutture ricettive nello spazio, qui abbiamo una variazione anche nel tempo delle strutture ricettive, quindi evidenziando dov'è che stanno aumentando, dov'è che si stanno riducendo la presenza di strutture ricettive e così via. Ci dà una dimensione, l'analisi di contesto è importante perché ci aiuta a capire quali sono all'interno di questa macroarea i territori invece dove ci sono i problemi più rilevanti, quindi un declino in questo caso della popolazione più accentuato, una riduzione, una stasi delle strutture ricettive. Anche questo può essere, come dire, è un aspetto problematico. E aree, parti di questo territorio invece che godono di una certa salute relativa, ovviamente, relativamente a tutte alle altre zone di questa macroarea. E quindi è importante conoscere questo per poi andare a ponderare gli impatti e a comprendere effettivamente se l'iniziativa è stata in grado di generare impatti positivi proprio nelle zone più problematiche. Abbiamo raccolto una serie di informazioni, quindi e abbiamo strutturato l'indagine con la collaborazione dei GAL stessi, insieme ai GAL. Siamo arrivati a definire un questionario, infatti, che è quello che verrà allegato, insomma, tra materiali disponibili è frutto della concertazione del lavoro congiunto con i GAL per cercare di costruire qualcosa che era una struttura che permettesse di raccogliere le informazioni necessarie nel modo più semplice possibile. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto. E abbiamo raccolto poi dati secondari sulla domanda di benessere, cioè per prevedere l'aumento dei flussi turistici e ovviamente i volumi di spesa che generano i turisti, il cicloturisti generato insomma, dai cicloturisti durante le loro, insomma, quindi abbiamo fatto sì, analisi su dati secondari della domanda, e questo perché erano disponibili di ISNAR Legambiente, ci ha permesso di ricostruire appunto l'entità della spesa generata, prodotta dai cicloturisti, e poi appunto per poi stimare le eventuali ricadute sul territorio e che tipo di spesa per capire che tipo di attività economiche vanno a beneficiare da questo specifico tipologia di turista. Ecco, questi sono i risultati, non mi dilungo troppo, e questo è nella figura di sinistra. Abbiamo ante intervento, quindi i flussi turistici cosa stanno generando prima ancora di fare l'intervento cicloturistici nell'area interessata. Vediamo che solo in alcune zone hanno degli effetti positivi, e post intervento, quindi una volta realizzata la pista. Ci sono degli impatti che hanno delle ricadute diverse sul territorio anche in relazione della disponibilità di strutture ricettive, cioè della presenza di soggetti in grado di fornire beni e servizi richiesti da questa specifica tipologia di turismo.
Da questo poi un confronto ovviamente con i dati che mettono in evidenza come dire, i trend della popolazione e quant'altro ci aiuta a capire quanto effettivamente qual è il beneficio relativo, ecco, generato. Se effettivamente è stato, questa iniziativa è stata in grado di generare un beneficio relativo, cioè positivo, anche in quelle zone più come dire, sensibili, dove ci sono, diciamo, particolarmente, come dire, ecco, quindi è importante fare questo tipo di analisi. Poi, ovviamente, questo è un'analisi, come dire, post-intervento, tenendo conto delle strutture ricettive, quindi dell'offerta esistente, ma la presenza di turisti nel lungo periodo potrebbe portare allo sviluppo di ulteriori strutture ricettive proprio nelle zone dove queste strutture ricettive attualmente non sono presenti. E quindi questo nel lungo periodo, richiamando e magari portando un'altra urgenza che è quella di dover aiutare un determinato territorio proprio in modo puntuale a finanziare lo sviluppo delle strutture ricettive. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a poi ulteriori sviluppi. Abbiamo visto un aumento della qualità della domanda che nelle relazioni commerciali tra diversi settori, un aumento proprio quantitativo della domanda, quindi l'aumento dei flussi turistici, quindi abbiamo visto anche gli accordi territoriali che possono avere delle influenze importanti sulle relazioni tra settori a livello locale e si possono fare ovviamente degli adattamenti di questa metodologia, cioè passare da valutazione economica a valutazioni ambientali ed energetiche, no? Che sono basate sui flussi di risorse tra settori, ovviamente a seconda del tipo di tematica in cui si sta lavorando. E quando si viene coinvolto, ad esempio, la produzione di energia a livello locale, energia rinnovabile, ecco lì diventa interessante non solo fare una valutazione economica per tutte le attività economiche che in qualche modo vengono innescate grazie alla produzione in-house di energia, ma anche gli aspetti ambientali, cioè cercare di capire qual è l'effetto, il contributo che la comunità locale dà alla riduzione, diciamo, delle emissioni di gas serra, ecco, per dire, che spesso ha una rilevanza politica e ambientale, in realtà ancora più importante di quella economica. Ecco, vabbè, ci sono una serie di elementi di discussione, ma non mi soffermo su questi. Volevo solo fare una breve sintesi sui pro e i contro. I pro. Abbiamo visto che questo strumento è in grado di stimare ricadute economiche e occupazionali sul territorio e a stimare la ripartizione dei benefici generati tra i soggetti che popolano un dato territorio. Questo è importantissimo e questo lo rende un metodo, e per questo è qui la differenza tra questo metodo e una semplice analisi costi-benefici. I contro, ovviamente è un'analisi non applicabile ad interventi che non hanno ricadute economiche sul territorio. Quindi, c'è un limite di applicazione di questo strumento, ovviamente necessita indagini dirette a portatori di interesse coinvolti, influenzati dall'iniziativa, quindi anche qui questo, se non eccessiva, comunque richiede uno sforzo aggiuntivo da parte dei soggetti che intendono applicare questa metodologia di valutazione, e quindi queste sono le cose principali. Poi ovviamente disponibilità di adeguate conoscenze metodologiche, però su questo è un tema su cui si può lavorare, se è di interesse, sono cose che, come dire, il CREA penso sia disposto a collaborare per costruire, come dire, per seguirvi nello sviluppo di questo, delle indagini necessarie per poter mettere in atto questo strumento e poi ovviamente nell'elaborazione delle informazioni. Quindi questo è come dire, la collaborazione può essere un punto di forza che ci permette di superare questo limite, ecco, diciamo così. E con questo vi ringrazio.